Bene, facciamolo allora. Io ce l'ho qui installato sulla mia macchina. Docker run hello world. E infatti funziona. Vediamo con il comando Docker images qual è la lista delle immagini attualmente presenti sulla mia installazione di Docker. C'è l'immagine hello world, immagine che io ho istanziato, tra virgolette, creando attraverso il comando Docker run un contenitore di tipo di immagine hello world. Bene, allora vediamo qual è la lista dei contenitori. Il comando da usare è docker ps. Non ci sono contenitori installati. In realtà con ps io ho solamente i contenitori che sono attualmente in fase running, quindi aggiungendo meno a posso avere la lista di tutti i contenitori presenti sulla macchina ed infatti vedete il contenitore hello world tratto dall'immagine hello world è attualmente presente nella mia lista di contenitori. Ora io lo cancellerò con il comando docker remove e farò seguire a questo comando l'identificativo del contenitore che come vedete è una stringa che inizia per 94. Posso utilizzare anche solo 94 ed è comprensibile. Rifacciamo docker ps-a e ora non ci sono contenitori running sulla mia macchina, ma ovviamente le immagini ci sono sempre, l'immagine hello world è l'unica presente. Allora proviamo a cancellare anche l'immagine con il comando docker rmi remove images e anche in questo caso utilizziamo l'identificativo che inizia con 48. L'immagine ora è stata cancellata, proviamo a vedere se c'è, non c'è più. Ora se noi proviamo a ridare nuovamente il comando docker run hello world, cosa succederà? Beh, innanzitutto lui ci dice: guarda, non posso trovarla localmente questa immagine. Se la va a prendere dal Docker Hub, cioè da un posto dove ci sono tutte le immagini disponibili del mondo Docker e dove noi oggi metteremo le mani. Vediamo nuovamente il comando Docker Images. Ecco, l'immagine è di nuovo ritornata. Vediamo allora adesso il comando ps-a per visualizzare la lista di contenitori. C'è di nuovo un contenitore che ovviamente è diverso da quello di prima, ma che come quello di prima utilizza l'immagine hello world. Ecco, abbiamo fatto una prima disamina dei comandi basilari. Prima di procedere voglio dirvi che ci sono a questo link che trovate qui una serie di post installation suggestions che vengono date. Tra queste io vi segnalo questa: create un gruppo di nome Docker e fate in modo che il vostro utente sia assegnato a questo gruppo. Ciò vi consentirà di utilizzare Docker da utente e non da root, che è una cosa sempre consigliabile. Bene, prendiamo confidenza con i comandi di base. Abbiamo parlato del Docker Hub, dove si trovano tutte le immagini. Ecco, per tirare giù delle immagini dal Docker Hub, o posso utilizzare il comando Docker Run che fa partire un contenitore, oppure posso anche esplicitamente chiedere di avere un pull dal Docker Hub di una determinata immagine. Andiamo a vedere il Docker Hub. Il Docker Hub appare così, possiamo cercare qualcosa, per esempio WordPress. Cercherò WordPress, l'immagine della nota piattaforma di blogging. Come vedete ce ne sono più di qualcuna, questa è quella ufficiale, poi ce ne sono altre fatte dagli utenti, ognuno ovviamente con una certa customizzazione. Anche noi oggi faremo una customizzazione su un'immagine ufficiale presente. Ecco, questa è l'immagine ufficiale, qui ci sono una serie di informazioni sull'immagine che ci servono per configurare il WordPress e qui noi con questo comando Docker pull WordPress possiamo tirare giù dal Docker Hub l'immagine di WordPress che attualmente non abbiamo. Allora noi lo andiamo a fare. Docker pull WordPress. E adesso vediamo che Docker si metterà di buzzo buono a tirarsi giù l'immagine WordPress dal Docker Hub. Ovviamente noi abbiamo una ADSL nel luogo dove ci troviamo e quindi questo procedimento durerà un po'. Come vedremo in seguito, quando lavoreremo in the cloud, nella parte finale della lezione, potremo sfruttare tutta la banda presente nel data center dove risiede l'installazione di OpenStack che noi utilizzeremo e vedrete che avremo tutt'altro risultato per quanto riguarda lo scaricamento della immagine di WordPress. Mentre va avanti lo scaricamento, approfittiamone per dare uno sguardo agli altri comandi di base. Dunque abbiamo già visto il Docker Run, vogliamo dare ora una piccola specifica in più. Attraverso l'opzione --name, container name, noi possiamo specificare esplicitamente, quindi un nome di container piuttosto che prendere quello che ci viene assegnato dal sistema. E possiamo inoltre, dopo aver dato il nome dell'immagine, possiamo anche dare dei comandi.
verranno eseguiti in sede di run. Ma è il secondo di questi comandi quello che vi voglio far vedere, soprattutto molto importante, cioè il docker run con l'opzione -d, cioè per funzionamento come demone. E infatti noi utilizzeremo questa opzione con WordPress, in modo che l'immagine di WordPress genererà un contenitore di WordPress il quale sarà running come un demone, e noi potremo collegarci a questo contenitore, che come sapete risponde sulla porta 80. WordPress è una piattaforma di blogging, quindi va sulla porta 80, ma noi potremo anche ancora di più con l'opzione -p andargli a dire qual è la porta che noi vogliamo utilizzare esternamente per poter accedere al contenitore, e qual è anche la porta invece interna, che è l'80, già ve lo dico, quella di WordPress, separato da questi due punti. Questo è molto importante, infatti sarà quello che andremo ad utilizzare. Andiamo a vedere se nel frattempo è finita. Perfetto, è finita l'installazione di Docker, diciamo il pulling dell'immagine di Docker, quindi noi siamo pronti per eseguire questo comando. Allora, facciamolo. Docker run. Ci mettiamo un nome, qualunque, che potrebbe essere il mio WordPress, tanto per utilizzare questa opzione, e poi mettiamo il nome dell'immagine, WordPress per l'appunto, specifichiamo la porta e diciamo che utilizziamo la porta 8888 esternamente, mentre internamente WordPress risponde sull'80. Infine diamo -d, che è l'opzione per farlo funzionare come demone. Non ci resta che dare il nome dell'immagine come ultimo parametro, e ora possiamo mandare in run. Ho scritto due volte WordPress. Bene, allora ridiamo il comando togliendo una delle due, scusate il piccolo disguido, e ovviamente adesso mi dice che c'è un conflitto in quanto il nome è già presente. Infatti vediamo, se noi facciamo docker ps-a, vedete che è già esistente un contenitore con immagine WordPress e nome il mio WordPress. Allora noi adesso lo andiamo a cancellare utilizzando il suo identificativo, che inizia per 8D. Bene, non c'è più, e adesso possiamo ridare il comando, e a questo punto nulla dovrebbe essere più sbagliato. Perfetto, andiamo a vedere adesso utilizzando un browser che cosa è successo. Andiamo su localhost e nello specifico sulla porta 8888, che è la porta con cui esternamente noi possiamo vedere il nostro contenitore, ed ecco qui, WordPress funziona. Quindi abbiamo con pochissimi passaggi siamo riusciti a mettere su localmente su questo server un'installazione di WordPress. Vedremo in seguito come questa installazione la possiamo mettere anche ovviamente remotamente, quindi su una macchina virtuale all'interno di un sistema cloud basato su OpenStack. Ma andiamo avanti con il nostro webinar. Ecco, oltre a questo comando vogliamo anche imparare qualcosa su Docker Start e Docker Stop, che hanno il compito di far partire e stoppare i contenitori. Allora proviamo per esempio a dire che vogliamo stoppare un determinato contenitore, che è il mio WordPress. L'ho stoppato, vediamo se è vero. Andiamo su un'altra volta su localhost 8888. No, non c'è più, impossibile raggiungere il sito, non c'è più nulla, non c'è un demone che risponde. Bene, allora noi adesso lo facciamo ripartire con il comando start e riproviamo nuovamente a vedere cosa succede. Ecco qua, c'è di nuovo attivo, quindi insomma tutto come previsto. Il comando docker inspect infine ci consente di ispezionare il contenuto del container, e lo andiamo a dare che è più facile a vederlo che a dirlo, il mio WordPress.
Ecco, questo qui ci dà praticamente una serie di informazioni che sono le informazioni presenti all'interno del, diciamo così, del header del container, quello strato sottile di cui parlavamo poco fa. Ci sono informazioni sullo stato e molte altre, per esempio anche informazioni su eventuali volumi associati al container, un concetto che andremo tra breve a descrivere. Un'ultima cosa, solo perché voglio essere sicuro che abbiamo capito: se io do nuovamente un comando di questo genere, andrò a creare un nuovo contenitore. Quindi, se io faccio docker ps-a, vedete che ci sono due contenitori con immagine Hello World che hanno due nomi diversi. Adesso il nome che è stato utilizzato è il nome che ha dato Docker, solo perché non ho specificato l'opzione minus minus name. Ok, bene, dopo aver capito anche questo concetto, appunto parliamo dei volumi. Ecco, noi abbiamo detto che i contenitori hanno un sottile strato all'interno del quale ci sono delle informazioni che sono un po' dei metadati, no? Bene, ma noi abbiamo bisogno di metterci del codice sorgente, per esempio, perché Docker è uno strumento che si utilizza per il deployment, insomma, di applicazioni. Dove lo vado a mettere? Ecco, ci sono dei volumi, detti anche data volume, che possono essere condivisi e riutilizzati tra container, dentro i quali io posso andare a inserire tutto ciò che mi occorre, i file che mi occorrono, e quindi c'è un pezzo di file system che noi aggiungiamo, associamo a un container. Notate che i volumi sono persistenti, e quindi anche se cancello un container, non si cancellano, a meno che non specifico di volerlo fare. Molto rapidamente, come si tira su un container? Beh, il comando è il solito, docker run, che è il comando che serve per far generare i container. Con l'opzione minus v io posso dirgli di aprire un volume, associare un volume al container, e posso anche dirgli qual è il path all'interno del contenitore dove io andrò a trovare questo volume. Con il comando docker inspect posso poi vedere in tutta quella serie di informazioni questa informazione sui volumi, come vi accennavo poco fa. E notate che volendo posso anche dire, diciamo attraverso questo comando, posso dirgli non solo qual è il path all'interno del container dove si trova il volume, ma anche qual è diciamo, il mapping sulla mia installazione, diciamo sulla mia Docker, sul mio Docker Engine, qual è il mapping con il pezzo di file system corrispondente sulla mia macchina locale. Quindi posso realizzare sostanzialmente un mapping preciso tra una certa alberatura dove mi trovo, in questo caso Present Working Directory, quindi la directory dove sto lavorando, e un'alberatura che sta all'interno del contenitore. Ci sono poi altri parametri, l'opzione minus v che serve per esempio è la working directory all'interno del contenitore per eseguire binari. Vabbè. E appunto dicevamo, con docker rm-v io posso dire che un determinato container di nome MyContainer che contiene un volume venga rimosso, e insieme ad esso venga rimosso anche il volume. Ovviamente solamente con l'ultimo contenitore che punta adesso, infatti abbiamo detto che più contenitori possono puntare allo stesso volume, quindi lo posso fare solo con l'ultimo, altrimenti poi gli altri rimarrebbero appesi e non ci sarebbe più quel volume. Ok, questo andiamo un pochino avanti. Bene, adesso vediamo come si costruiscono delle immagini custom attraverso Dockerfile. Dockerfile che cos'è? È un file di testo che dà una serie di istruzioni al Docker Engine attraverso le quali noi riusciamo a costruire un'immagine, e aggiungendo a questa immagine tutto quello che desideriamo aggiungere. E successivamente, quando l'immagine è stata costruita, possiamo pensare, per esempio, di pubblicare questa immagine sul Docker Hub e renderla immediatamente fruibile a tutta la comunità di Docker. Bene, questo è molto attraente come possibilità. Quindi c'è il Dockerfile, un file di testo, c'è il comando docker build che serve per macinare questo file di testo, e infine si crea una Docker image, un'immagine immutabile, read-only, completa, che poi vedremo possiamo anche mettere sul Docker Hub. Bene, visto che si tratta di un file di testo, come è fatto questo file di testo? Contiene delle semplici istruzioni di build, istruzioni per creare, diciamo, delle immagini intermedie che possono essere cacheate. Questo serve semplicemente per velocizzare build futuri.
Comunque, ciò che a noi interessa è che il comando sia Docker build. Questo è quello che possiamo specificare, le istruzioni che noi possiamo specificare all'interno di un Dockerfile. Ve le allargo, come vedete, il campo from ci dice qual è l'immagine da cui parto per poter creare una nuova immagine. Infatti si parte in genere sempre da un'immagine esistente, per esempio WordPress, per esempio Hello World, per esempio quello che volete, e da questa immagine poi si va a generare una nuova immagine il cui proprietario, il cui autore è maintainer, c'è cioè l'opzione maintainer per specificarlo. Il comando run è il comando più importante, viene messo per aggiungere comandi e quindi quello che poi va a modificare l'immagine. Poi ci sono un'altra serie di direttive che posso dare, insomma, copy per copiare nuovi file directory da una sorgente a una destinazione. C'è l'entry point che ci consente di configurare un contenitore che si eseguirà come un eseguibile, insomma, una serie di altre direttive che al momento non ci interessano. Sappiamo comunque che, ecco, più o meno sono queste le direttive fondamentali che si utilizzano. Comunque il comando è docker build meno F Dockerfile. Dockerfile è il file di testo che tipicamente si chiama Dockerfile, non è obbligatorio, ma è una convenzione che si chiami Dockerfile. E possiamo anche pensare di taggare con l'opzione meno D l'immagine che noi andiamo a costruire. Tutto questo lo vedremo tra un attimo, ma prima voglio dirvi che qualora noi avessimo già un contenitore esistente e volessimo creare una nuova immagine a partire da un contenitore, quindi da un qualcosa che è partito da un'immagine ed è evoluto attraverso alcune cose che noi abbiamo cambiato, per esempio abbiamo inserito dei file all'interno del volume, abbiamo eseguito alcuni comandi, abbiamo un po' fatto evolvere questo contenitore, abbiamo installato del software. Ecco, dopo che abbiamo finito, dando il comando docker commit, noi possiamo creare a partire da questo contenitore una nuova immagine. Questa è un'altra opzione molto attraente, ma andiamo in demo. E allora vediamo che cosa succede facendo questa demo. Docker run, Docker whale sail, cow sail. Che cos'è questo programmino Docker whale sail? Questo è una immagine ufficiale che si trova quindi sempre sul Docker Hub, che riprende un vecchio programmino cow sail, un programma Unix antico molto in voga, diciamo, negli anni 80, che non fa altro che stampare all'interno di un fumetto una determinata frase. In questo caso new is not Unix sarà la frase che verrà detta. Anticamente c'era una mucca che diceva questa frase, quindi c'era un fumetto associato a una mucca. Con Docker, sapete, c'è la balena come simbolo, quindi è una balena che parla. Va bene, buono a sapersi, prendiamo questo comando, lo lanciamo prontamente. E vediamo che lui non lo trova localmente, non esiste. Allora se lo va a prendere dal Docker Hub, se lo tira giù con la latenza al solito che ci riserva la nostra banda, e subito dopo farà un contenitore a partire da questa immagine che sta giusto appunto scaricando dal Docker Hub. Ora noi stiamo facendo questo perché vogliamo partire da questa immagine per creare una nuova immagine, quindi una nuova build, buildare, diciamo, come si suol dire, una nuova immagine leggermente diversa da quella di partenza. E poi dopo vedremo che una volta che il build sarà stato effettuato, avremo anche la possibilità di inserirla all'interno del Docker Hub. Vi dico subito che nel Docker Hub dovete farvi un login, insomma, dovete farvi un account, dovrete avere una vostra login, una vostra password, e quindi questa è una cosa che, insomma, io ho già fatto chiaramente, però voi dovete fare. Quindi vi create il vostro utente, date la vostra password, vi dà un account, e quello che vedete poi è qualcosa di questo genere. Vedete, diciamo che io sono loggato come accattone, questo è il mio nick, e poi avete all'interno delle repository. Io ne ho una sola al momento, vuota, che non contiene alcun pool, non è stato pushato nulla in questa cartella, e si chiama demo. Poi vedremo che avremo la possibilità di inserire altre cartelle, altre repository qui sotto, mano a mano che noi faremo delle push. Ha finito di tirarsi giù l'immagine e ha creato anche il relativo contenitore, sempre perché vogliamo che sia tutto molto chiaro. Diamo un Docker Images
vedete che oltre a WordPress Hello World adesso c'è un'ulteriore immagine presente qui sulla nostra installazione locale di Docker, Docker Whale 6. E inoltre, se diamo il comando docker ps-a, andiamo a vedere che c'è anche un contenitore che è partito, che ha ovviamente un contenitore basato sull'immagine Docker Whale 6 e che vedete ha un comando particolare che include GNU is not Unix, la frase che ho voluto far pronunciare alla balena. Bene, l'immagine è questa. Perfetto, andiamo a vedere, andiamo un pochino avanti. Come si crea quindi un Docker file? Innanzitutto dobbiamo creare una cartella. La cartella, diciamo, la creiamo con questo nome qui, le mie build. Eccola qui e ci vado subito dentro le mie build. Poi dopo che devo creare un file di testo e lo chiamo Docker file, potete utilizzare chiaramente l'editor di testo vostro preferito. E quello che andrete a mettere all'interno di questo file di testo è qui spiegato. In breve sono tre i comandi che io mi vado adesso a copiare e vado, diciamo, prontamente ad inserire all'interno del mio file di testo di nome Dockerfile. Commentiamolo un pochino. La direttiva from, quindi from dice da quale build devo partire? Dalla build Docker Whale 6, quella di cui stiamo parlando. Poi c'è la direttiva run. La direttiva run dice guarda, devi fare un update. Si tratta di una macchina Ubuntu, quindi funziona con apt, il sistema di aggiornamento dei pacchetti. Mi devi fare un update e poi subito dopo mi devi fare un install del programma Fortunes. Fortunes è un altro di programmino Unix carino che printa, che stampa a schermo delle frasi sagge o celebri e quindi noi faremo in modo che invece di dover dire alla balena cosa pronunciare sarà il programma Fortunes in pipe con la balena a passargli direttamente le frasi da pronunciare. E infine il comando cmd che è proprio quello che ho appena detto, quindi fortune minus a pipe causei, e questo consentirà all'output di Fortune di andare dentro il causei, che appunto nel nostro caso è un Docker Whale 6, si chiama così l'immagine perché appunto la balena ha sostituito la mucca. Perfetto, la ricetta è pronta, eccola qui, già stampata. Il nostro, diciamo, a questo punto non ci rimane che dare la build, diamo questa build, prendiamo questo bel comando qui pronto pronto e vedremo che questo poi andrà a leggere il Docker file. Allora facciamolo subito. Il puntino qui infine ci sta dicendo che deve considerare i file presenti all'interno della cartella, le mie build, dove mi trovo adesso. Ecco qua, lui sta partendo e sta facendo le sue cose, quindi è partito da un'immagine che già ho trovato localmente perché poco fa l'avevo tirata giù, poi ha cominciato il processo di installazione, prima ha fatto l'update e poi il processo di installazione di Fortune, eccolo qui che viene, vedete mano a mano le cose procedono e insomma diciamo che ecco, siamo riusciti con successo ad avere la build generata. Benone, benone. Durante la build, intanto, che cosa è successo? Vedete che c'è stato appunto un check per essere sicuro che la sintassi del file fosse corretto. Poi ogni step è terminato con un identificativo. Vedete, questo è un identificativo. Questi identificativi sono esattamente identificativi che si riferiscono agli strati di file system che uno sopra l'altro poi andranno a costituire l'immagine, quella raffigurazione che abbiamo visto all'inizio, no? di un Docker image, in cui tutti i vari straterelli hanno il loro identificativo, eccolo qua. Ogni step, quindi ogni linea del file Dockerfile, finisce sempre con questo identificativo. E ad ogni step viene creato un contenitore temporaneo che viene utilizzato per fare il running dell'immagine, che poi viene distrutto e poi ne viene creato un altro nello step 3 e anche questo poi dopo che è finita l'esecuzione del comando viene anch'esso distrutto. Finalmente si arriva quindi alla build e ci si dà anche l'identificativo finale che sarà l'identificativo della nostra immagine. E quindi la nostra immagine è ora pronta, non ci rimane quindi che passare alla push di questa immagine con il comando docker push tag image. Vediamo innanzitutto che cosa è successo alla lista delle immagini qui presenti. Bene, c'è Docker Whale 6, c'è Hello World, c'è WordPress e c'è un'altra immagine che si chiama Docker Whale che è leggermente diversa dalla Docker Whale 6.
Ora io però, siccome devo mettere questa immagine nella repository di Hackathon, diciamo nel profilo di Hackathon repository chiamata Docker Whale, ho bisogno di effettuare un tagging di questa immagine, no? Immagine che voglio comunque farvi vedere, di cui voglio farvi vedere il funzionamento, così almeno siamo sicuri che funzioni, oltre a dircelo lui che il run che è andata bene. Ecco, vedete, Biology grows on you, dice, oppure un'altra, ok, come avete capito, diciamo, dando con nuovi contenitori si hanno nuove balene che dicono una nuova frase, ok, quindi funziona. Passiamo al tagging. Il tagging verrà fatto come segue. Il nome dell'immagine, Docker Whale, al nome dell'immagine seguiranno dopo i due punti latest, che significa che è l'ultima versione disponibile. Quindi diamo Docker. Innanzitutto vediamo qual è l'image ID. Eccolo qui, l'image ID della Docker Whale. Perfetto. Poi facciamo Docker tag, diamo l'image ID. Diamo l'image ID e poi diamo a Cattone, che è il mio nick per quanto riguarda il Docker Hub, e infine Docker Whale latest. E adesso ho taggato la mia immagine, non ci resta quindi che pusharla. Per pusharla devo prima fare un login. Il login ha avuto successo. E quindi vado in push, quindi Docker push, metto hackathon slash Docker whale, ok, sintassi corretta, sto facendo la push, e quindi mi appresto a fare l'upload sul Docker Hub di questa immagine. Questa immagine che io ho creato. E mentre lui la fa, vi dirò subito che una volta che l'ho pushata, la cancellerò localmente con questo comando. Docker image rm equivale a Docker rmi, eh? Ve lo dico così, insomma, non ci sono fraintendimenti. Comunque, dovrò utilizzare l'opzione di forzatura -f, perché l'immagine che ho buildato ha lo stesso identificativo dell'immagine che ho taggato, dell'immagine di provenienza del tagging. Tra poco sarà tutto molto chiaro e vi spiegherò che cosa fare. Ad ogni modo, l'idea è: vado a cancellare localmente la mia immagine e poi eseguo un Docker run con Hackathon Docker Whale, e quindi lui non la troverà localmente e se la andrà a prendere dal Docker Hub. Così avremo dimostrato in maniera completa tutto il giro che occorre per pushare e pullare le immagini dal Docker Hub. Diamo ancora un po' di tempo alla nostra povera banda di effettuare l'operazione che gli abbiamo richiesto. E nel frattempo vi dico che nella suite di Docker esistono molti toolbox. Il Docker Client è quello che stiamo utilizzando, ma ci sono anche altri tool. Il Docker Machine lo vedremo tra breve. Che il Docker Machine serve per, invece di utilizzare localmente un Docker Engine, serve per utilizzare remotamente un Docker Engine. Nel caso di Windows, questo serve per far funzionare, diciamo, Docker con dei contenitori Linux all'interno di un VirtualBox, o comunque all'interno di un sistema di virtualizzazione, ad esempio basato su Hyper-V. Nel caso generale, Docker Machine ci serve per istanziare on-premise, quindi su un server che sta nella nostra azienda, oppure on the cloud, come vedremo infatti oggi, un Docker Engine remoto. Quindi avremo il client e il server Docker Engine che è remoto. Poi c'è il Docker Compose, che non vedremo oggi, che però serve per utilizzare insieme tanti contenitori, perché oggi io vi faccio vedere dei singoli contenitori, no? Che sono proprio le basi. Però l'idea è che ci siano tanti contenitori che rappresentano tanti pezzetti dell'applicazione, che sono tra di loro collegati. Notate anche che non vi sto parlando di networking, infatti anche quello sarebbe un webinar a parte, il networking di Docker. È possibile anche dare direttive di networking e quindi realizzare il cosiddetto software defined networking. Poi c'è il Docker Kitematic, che è un tool grafico che aiuta
diciamo, l'utente di Docker con la grafica invece che con la linea di comando, e poi c'è VirtualBox che può essere parte integrante di Docker proprio per il fatto che con Docker Machine abbiamo bisogno nel caso di Windows, ma in generale possiamo farlo anche nel caso di Linux, abbiamo bisogno di dirgli dove andare a trovare il Docker Engine, per esempio all'interno di una macchina virtuale istanziata con VirtualBox. Quindi noi oggi andremo a vedere solamente, dopo aver visto il Docker Client, faremo un po' la Docker Machine. E quindi ecco, insomma, abbiamo ancora qualche istante prima che finisca questo push. Ci sta volendo veramente tanto, ma non vi preoccupate, perché poi quando utilizzeremo la Docker Machine, ci prenderemo la nostra rivincita. Infatti, utilizzeremo la banda presente all'interno del data center, della Public Cloud, e vedrete che le cose andranno in maniera piuttosto diversa. Ebbene, è stata pushata, come vedete, proprio in questo momento l'immagine all'interno del Docker Hub. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Ok, torniamo alla nostra demo. Torniamo alla nostra demo e facciamo quello che abbiamo detto. Innanzitutto, andiamo a vedere sul Docker Hub se è comparso questo nuovo repository. Eccolo qua, è comparso. Docker Whale, nuovo repository all'interno del quale voi trovate, diciamo, l'immagine che abbiamo diciamo pushato. Ecco qui la latest, sono 128 megabyte, perfetto. Quindi c'è. E poi che altro dobbiamo fare? Dobbiamo provare a vedere se riusciamo a pullare questa immagine che abbiamo pushato. Beh, allora, innanzitutto vediamo qual è la situazione delle immagini, no? Eccola qui, andiamo a cancellare con Docker RMI, cancelliamo A6, vedete? Ecco, vedete che qui, quello che vi stavo accennando poco fa, l'image ID della cartone slash Docker Whale è uguale all'image ID della Docker Whale. Perché? Perché è solo un tag, abbiamo solo aggiunto a cartone slash, quindi è un tag dell'immagine, è la stessa identica immagine. Allora, devo utilizzare force perché devo dirgli che le deve cancellare entrambe. Ok, cancellate. Non c'è più l'immagine. Come farò? Ma nulla di più semplice. Infatti, se io adesso gli chiedo di fare un run di hackathon whale 6, Docker whale 6, scusate, ma ecco, Docker minus whale, così si chiama, d'accordo? Non la trova localmente, se la va a prendere e ce la esegue, vedete? Ecco qua, perfetto. Ok, l'ha trovata qui sopra. Aveva un po' di cache, quindi ci ha messo poco a tirarsela giù. Benone, andiamo ancora avanti, e quindi abbiamo dimostrato anche questo. Passiamo appunto alla Docker Machine. Docker Machine, molto importante, perché ci consente di lavorare quindi da remoto, come abbiamo detto. Vi leggete poi le slide con calma, io preferisco farvi la parte più di sostanza. Diciamo che quindi Docker, quando si dice Docker si intende il Docker Engine, cioè, no, l'applicazione client server che è composta da il daemone, delle API REST, e una CLI, un'interfaccia a riga di comando, che è quella che stiamo utilizzando. Docker Engine quindi accetta i comandi Docker, dà una CLI, e Docker Machine invece, Docker meno Machine, è un tool che serve per fare provisioning e gestione di Dockerized host. Cos'è un host dockerizzato? È un host che ha un Docker Engine sopra. E noi innanzitutto dobbiamo installare la Docker Machine, e qui c'è il modo di farlo, ve l'ho messo qui, lo trovate anche nell'ottima documentazione di Docker Online. E poi ci sono una serie di comandi per creare diciamo, per creare l'engine remoto, comandi poi per fare una lista degli engine. Io posso creare anche tanti engine Docker, non uno solo, e all'interno di ognuno poi ci posso avere certe immagini, certi contenitori, quindi c'ho anche una possibilità di lavorare con tanti, tanti environment diversi, come dicevamo all'inizio della lezione. E quindi poi c'ho appunto ls, mi dà la lista di questi engine. Start e stop mi servono per diciamo,
far andare su e giù le macchine, cioè gli engine. Env mi fa vedere qual è l'ambiente con le tutte variabili d'ambiente, i primi dall'IP, insomma una serie di comandi abbastanza intuitivi. Noi cosa vogliamo fare oggi? Noi vogliamo che questa macchina stia in the cloud e stia in un infrastructure as a service basato su OpenStack, quello che abbiamo già utilizzato nei precedenti webinar. E allora facciamolo. Beh, come si fa? Molto semplice anche in questo caso. C'è un comando che io vi ho messo qui, che serve per creare questa istanza di Docker Engine, che è Docker Machine Create, come abbiamo visto. Di questo comando la cosa importante è questa, cioè minus minus driver OpenStack, cioè gli sto dicendo guarda che tu devi crearmela utilizzando le API di OpenStack, ti devi collegare utilizzando le API di OpenStack, e poi subito dopo gli do una serie di parametri che sono quelli che darei comunque alla macchina virtuale che dovrei tirare su all'interno dell'ambiente OpenStack, no? Quindi io quando tiro su una macchina virtuale devo dare il flavor, che è la pezzatura, quindi RAM, CPU, quant'altro, devo dare il pool di floating IP, devo dare l'immagine, devo dare la rete, tutte cose che io dovrei fare normalmente quando opero su una cloud OpenStack. Ecco, io qui ce le ho già pronte per l'uso. E una piccola nota, se vogliamo la possiamo dare sul security group, una sorta di firewall specifico per macchina, quindi ci definisce quali sono le porte aperte per una particolare macchina che voglio creare. Ho creato un security group particolare che ho chiamato Docker Machine, che adesso vi faccio vedere all'interno della cloud OpenStack che utilizziamo. Rifaccio il login in quanto era scaduto il tempo. Ecco, vedete che i security group ce ne sono diversi. Il Docker Machine l'ho creato giusto apposta per questa demo, e ovviamente c'è la 22 come porta aperta per l'SSH, ma c'è il 2376 che è di servizio, serve a Docker per parlare con la macchina virtuale che tirerà su all'interno della cloud OpenStack. E poi ho tirato su anche altre due porte che mi serviranno per fare i miei giochetti, per tirare su i contenitori, quindi ricordiamoci che queste due porte sono aperte. Bene, detto questo, direi che possiamo senz'altro passare alla dimostrazione, e andrei quindi a prendere direttamente questo comando, lo riportiamo all'interno di questa shell e vediamo un attimino. Innanzitutto una cosa importante, io per poter collegarmi ad una cloud pubblica devo fornire login, password, il nome del tenant, il nome del provider. Ecco, tutto questo è inserito all'interno di un file openrc.sh che devo sourceare, quindi la prima cosa che faccio è proprio questa, e si trova un livello indietro, quindi source, eccolo qui, l'ho sourceato. A questo punto do questo comando create driver OpenStack, ci sono tutte le varie opzioni riguardanti la macchina virtuale che sarà utilizzata, che ospiterà il Dockerized host, quindi che ospiterà l'engine, e una macchina Ubuntu. Sto dicendo di utilizzare questa chiave pubblica per il collegamento SSH, e diciamo un'altra cosa importante, il nome della key pair gli diamo Dave, vediamo un attimo se è presente già all'interno delle varie chiavi pubbliche che sono già state inserite. Ecco, non c'è, quindi lo facciamo un attimino a parte, vi faccio vedere un attimo questa cosa rapidamente come funziona. La mia chiave pubblica chiaramente si trova, come ben sapete, qui, eccola, la copio, la incollo qui dentro, import keeper, chiamo Dave come abbiamo detto, import keeper, la sto importando sulla public cloud, bene, vediamo, eccola qui, è arrivata, e adesso dovrebbe esserci tutto, vediamo un po', la chiamiamo my first Docker machine, eccola qui, la sta creando, si sta collegando, la crea, vediamo un po' che cosa succede. Nel frattempo vi faccio vedere che tra le istanze che sono attualmente disponibili, my first Docker machine
è in procinto di essere creata, è stata creata. È stata creata. C'è poi il collegamento con SSH che dovrebbe funzionare in virtù della chiave pubblica che ho fornito. Eccolo qua. E quindi tutto sta andando come dovrebbe. Abbiamo creato questa macchina. Adesso dobbiamo installare Docker all'interno di questa macchina. Ecco, installi in Docker. Esattamente adesso. Ci vuole anche qui un pochino di tempo. Quindi, fatto questo, una volta che abbiamo fatto questo, come vedremo. Abbiamo fatto tutto, sostanzialmente non ci resta che far, diciamo, dire al Docker client che stiamo utilizzando che deve fare riferimento all'ambiente che si trova nella macchina My First Docker Machine. E una volta che ho fatto questo, posso utilizzare Docker come sempre, quindi posso, diciamo, tirare, pullare le immagini, posso runnare i contenitori, posso fare quello che ho sempre fatto, no? Vediamo che il processo sta giustamente andando avanti, ci vuole il tempo che ci vuole e quello che io vi farò vedere, insomma, nel tempo che rimane, è di tirare giù una immagine WordPress con grande originalità e di farla stavolta diciamo installare e mandare in run all'interno di una cloud, quindi dovrebbe andare molto più veloce di come sia andata fino ad ora. E tutto questo, insomma, ci fa piacere. E mentre attendiamo che finisca questa installazione di Docker in remoto, vi ricordo gli appuntamenti con le prossime date. Sapete che questa è una serie di webinar sulla cloud automation. Abbiamo iniziato con OpenStack, siamo passati a Docker. Il prossimo appuntamento sarà con Ansible e poi ci sarà Puppet, insomma, una serie di concetti de DevOps molto, molto interessanti che penso possano sicuramente riscuotere interesse da parte vostra. Quindi, insomma, rimanete collegati, riceverete come sempre tutto quello che, insomma, i nostri aggiornamenti che vi consentiranno quindi di stare sempre collegati con noi. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Docker is up and running. Allora andiamo un po' a vedere questa Docker Machine che abbiamo tirato su, insomma, vediamola un po'. Docker Machine, qui sono nel client, Docker Machine LS, mi dà la lista delle macchine presenti, ce n'è una sola, My First Docker Machine, volendo ne posso tirare su un'altra, ma non lo farò. Benissimo, allora che altro? Beh, posso anche stoppare questa macchina, perché no? Facciamo stop e vediamo che cosa succede se faccio uno stop. Sto stoppando la macchina. Vediamo cosa è successo. Vedete? La macchina adesso è qui ed è in stato di running. Faccio un refresh della pagina. La macchina è sempre lì, ma non è più in stato di running. Infatti, vedete, mi dice start instance, volendo io la posso far ripartire perché è in stato di shutdown, cioè l'ho spenta. La posso adesso far ripartire. Molto bene. Adesso riparte e anche qui sarà bello vedere che is running again. Molto bene. E andiamo avanti, vediamo altre possibilità. Dicevamo l'IP. Beh, noi lo conosciamo già l'IP perché insomma possiamo accedere direttamente alla dashboard Horizon di OpenStack, ma qualora non fossimo in possibilità, eccolo qua, c'è un bel IP a nostra disposizione. E poi c'è Env che ci dà l'ambiente di sviluppo della macchina che ci servirà poi per far funzionare il Docker client che ho qui sulla mia macchina come se stesse all'interno della Docker Machine. Bisogna copiare, come si suggerisce, run this command to configure your shell, dare questo comando nella nostra shell e da questo momento in poi in questo client utilizzerò questo client come se diciamo il suo engine si trova all'interno di OpenStack. Quindi se io faccio Docker images, che cosa vi aspettate di trovare? Nulla, perché è vuota, invece localmente vi ricordate che ce n'erano di cose. Bene, allora facciamo adesso Docker run WordPress. E diciamogli, anzi si fa così, docker run -p, diciamogli appunto la porta
8765, no? Ricordo bene che era quella aperta. Per sicurezza ce l'andiamo a rivedere, così evitiamo di tornarci due volte. Security group di Docker Machine, avevamo tenute aperte le porte, eccola qua, 8765-8000, quindi utilizziamo la 8765-80-D e gli diciamo WordPress. E ora vediamo che cosa succede. Non trova l'immagine localmente, se la va a prendere. Adesso finalmente le cose cominciano a girare come dovrebbero, una banda degna di questo nome. Quindi si tira giù WordPress, estrae tutti i vari layers. Eccolo qua, vedete, in un attimo WordPress è stato tirato giù. È stato tirato giù, vediamo Docker Images. Ci dice che c'è WordPress come images, facciamo Docker PS ci dice che WordPress is up and running, rifacciamo nuovamente il comando che ci dà l'IP, ecco l'IP, andiamo a provare questo IP nel browser, eccolo qui, la porta che abbiamo detto utilizzare 8765 è lei, dove troverà WordPress, ed ecco qui, WordPress perfettamente funzionante, ci abbiamo messo pochi clic, vedete che bellezza? Ecco, io mi auguro che questa webinar sia stato di vostro gradimento e quindi se avete delle domande, questo è il momento giusto per farle. Grazie e buonasera.